31 dicembre, come festeggerai la notte di Capodanno? Allora, innanzitutto con la mia famiglia, perché è la cosa più bella che ho, e mi auguro appunto un 2013 felice per loro più che altro, perché noi ci arrangiamo. Poi auguri a tutti e anche a voi. C'è qualcosa da salvare nel 2012 secondo te? Da salvare la password del computer. In questo momento non mi viene niente. Cosa c'è da salvare? La famiglia, i bambini, e lo stare insieme il Natale, il Capodanno, tutti assieme. E cosa si augura per il nuovo anno? Un desiderio? Un desiderio? Che trascorra sereno e in pace. In famiglia. Cosa si augura per il 2013? Tanto lavoro e meno tasse. Tanto lavoro per i giovani, meno tasse che hanno fatto fare le feste malissimo, malissimo, questa, come è chiamata, Ligio, come è chiamata, Lima, Marrusteo Sindaco. Nel 2012, secondo lei, c'è qualcosa da salvare? Niente, niente. Un 2012 malissimo, bruttissimo per i giovani, per le famiglie, la disoccupazione che è stata enorme. È stato un anno danneggiato, diciamo, per me e per gli altri, ma di più per i giovani. Buon anno a tutti voi, a tutti in famiglia e a tutta la cittadinanza. Casa, a riposo. Cosa si augura per il 2013? Che mi rimanga il lavoro che ho. Come passerà la notte di Capodanno? A casa. Cosa si augura per il 2013? Una cosa buona, una positività. Cosa positiva. Nel 2012, secondo lei, c'è qualcosa da salvare? Per me niente. Perché si sentono sempre cose brutte dopo non c'è lavoro. Io spero che il 2013 sia una cosa buona. Buona giornata e auguri. Come passerete la notte di Capodanno in famiglia? In famiglia, a casa, con i amici e figli e parenti. Cosa si augura per il 2013? Un buon lavoro per tutti e meno tasse. Che si convertiscono loro a farmi pagare di meno e ridursi gli stipendi, loro, e aumentare i nostri, che sono troppo bassi. Nel 2012, secondo lei, c'è qualcosa da salvare? A questo punto penso, non lo so. Ce ne vorranno tante cose da salvare, però non si sa. Si sparerà il 2012, quindi? Penso di sì. Che poi sparare o non sparare sembra la stessa cosa, per chi ha avuto buone cose e chi ha avuto cattive cose. Ormai sembra una tradizione. Per lei, lei per il 2013 cosa si augura? Guardi che ho un figlio disoccupato, quindi cosa mi dovrei augurare? Cosa mi dovrei augurare? Poi questi politici che pensano solo a litigare, parlano di votazioni, parlano per mettere le candidature, però ancora non hanno dato un programma, non hanno detto un programma. Quale svolta? Ricordiamoci una cosa. Io sono diventato pessimista, io non credo alle cose buone di quest'anno, lo sa perché? Si ricordi che il benessere di una nazione è nata sempre dopo una grande guerra, non è che io mi auguro una grande guerra, però le ricostruzioni hanno portato poi il benessere, questi politici ci stanno portando a quella cosa. Desiderio che le vorrebbe esprimere per il 2013? Ma io veramente spero che la politica italiana con Bersani, anche se non l'ho votato, non ho fatto le primarie, con Bersani vada al governo e dia un po' di socialità, un po' di respiro all'economia italiana, perché dalla classe media in giù la gente sta soffrendo maledettamente questo stato sociale. Fino adesso il signor Monti, spero che se ne vada, spero che non lo votino, perché ha fatto solo macelleria sociale. Ora adesso basta, cioè il cittadino italiano non ne può più di queste molteplici tasse che inghigliottano l'economia italiana. Come passerete questa notte? A casa. Quindi non si va fuori, ristorante, veglione? Perché io non vivo più qui, quindi adesso vado a Milano, quindi a casa. Cosa si augura per il 2013? Un anno più sereno per tutti. Buongiorno, auguri alla cittadinanza, sperando che il 2013 cambi qualcosa in questa stupenda città, ma purtroppo i nostri amministratori sono quelli che sono, punto. A casa con cognati.
Quindi ballare, veglioni, nulla? No, no, no. Cosa ti auguri per il 2013? Buon nuovo anno e che vada tutto bene per tutti e per la mia famiglia. Il 31 a casa dei miei, con i miei cognati, mia moglie e tutto il resto. Cosa si augura per il 2013? Ma speriamo la salute la prima cosa e poi che questo governo cambi. C'è qualcosa da salvare nel 2012? Ce ne sarebbero tante cose da salvare. Quindi non è andato poi tanto male? Oddio, mediocre, mediocre.